Si è tenuto a Palazzo di Città il convegno organizzato da Legambiente sull'esigenza della valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti industriali, strada obbligata per tutelare insieme ambiente e salute. Tra gli obiettivi dichiarati da Lunetta Franco anche quello di costruire finalmente un dialogo tra soggetti diversi attorno allo scottante tema dell'Ilva. È una doppia necessità, intanto quella di dare ulteriori basi scientifiche è una richiesta che noi facciamo fin dall'inizio della vertenza Ilva, cioè quella che si proceda a una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario di questo impianto, prima che si debbano piangere morti e feriti e quindi diciamo per poter prevenire e programmare soprattutto. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché noi vogliamo che da questo incontro provare a vedere se in questa città è possibile un'alleanza forte tra soggetti diversi, tra associazioni come la nostra, tra istituzioni come il Comune, come l'ARPA Puglia, tra parti sociali come gli industriali, i parti datoriali, i sindacati, per diciamo, porre all'attenzione del Governo nazionale questa richiesta come richiesta appunto della città, insieme alla richiesta di nuove risorse per un nuovo sviluppo di questa città che ci faccia diciamo, affrancare dal ricatto della grande industria. La grande industria deve essere uno dei componenti della nostra economia, ma non l'unico, e insieme diciamo, a un impegno forte sulle bonifiche sia interne all'azienda che esterne all'azienda. Che noi abbiamo dichiarato all'indomani della definizione dell'accordo, che era principalmente un accordo sindacale, che eravamo dispiaciuti insomma, che il nuovo governo avesse stralciato il lavoro che era per carità ancora perfezionabile, voglio dire, dei mesi precedenti, ma che prevedeva in parallelo all'accordo sindacale una qualche piattaforma largamente condivisa con l'impresa, con la struttura commissariale, col governo, la regione, e che potesse contemperare alcuni obiettivi migliorativi rispetto al DPCM di settembre 2017 in tema ambientale e sociosanitario. Questo non è avvenuto, quella piattaforma oggi è su un binario morto, la vogliamo recuperare, è una parte essenziale di quella piattaforma, ci sembra abbastanza normale, al di là delle proposte meritevoli e basate su dati scientifici e non pregiudizievoli di Legambiente, ecco, una parte di quella proposta mi sembra normale che possa afferire alla valutazione integrata di impatto sanitario. Insomma. Da questo punto di vista io credo che c'è spazio per dialogare, per costruire un percorso che dopo il 2023, quando si esauriranno gli effetti di quest'AIA, consegna ai tarantini un clima di ulteriore fiducia. Ne abbiamo bisogno anche per recuperare, oltre che salute e serenità, dopo aver messo in sicurezza insomma, le famiglie e i lavoratori, ne abbiamo bisogno anche per rialzare la testa in termini reputazionali come territorio, se è vero che aspiriamo a uno sviluppo più emancipato dalla grande industria, quindi abbiamo bisogno, un po' come è stato, fatemi scherzare, con la produzione americana, insomma, che viene qui e quasi per pregiudizio fa il campionamento dell'aria, del mare, vede che tutto è a posto, ecco, però abbiamo bisogno adesso di una piattaforma largamente condivisa che forse ci faccia mettere alle spalle anche quella lunga stagione di lacerazioni, di odio, di fake. C'è spazio per costruire qualcosa del genere o qualcosa che si avvicini, abbiamo bisogno del contributo di tutti, a cominciare dalla Regione Puglia e dal Governo, ma da qui si riparte per recuperare questi temi che erano stati tenuti fuori da questo Governo sulla trattativa.